Ma come è andata a finire la mia campagna di promozione su Musosoup? Sono passati quei 45 giorni, vediamo com'è andata dopo la sigla. <music> Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui sempre il vostro caro Michele Marallino, cantatore, produttore discografico indipendente, ufficio stampa, dal 2016 anche formatore e consulente musicale, se è la prima volta che ti imbatti in un mio video ti invito a dare un'occhiata a questo canale YouTube, magari ti iscrivi, attivi la campanella per restare aggiornato perché qui io pubblico video gratuiti che ti aiutano nel tuo percorso di musicista che si deve pubblicare da solo, promuovere da solo, c'è tutta una playlist sui distributori digitali, ne ho provati tantissimi, che ti consiglio il mio uh, che è DistroKid che utilizzo dal 2020, comunque veramente hai un sacco di video di guide passo passo tutorial gratuiti iscriviti al canale da un'occhiata ti può essere utile poi nella descrizione di ogni video ragazzi mi raccomando ci sono i link per approfondire i miei corsi i miei pacchetti di promozione le mie consulenze se volete essere seguiti da vicino da me oggi andiamo a vedere MusaSoup, la piattaforma che, eh, di cui vi avevo parlato tempo fa dove vi avevo fatto anche il tutorial su come utilizzarlo e, e su come eh, sfruttarlo per promuovere a basso costo, no? diciamo una campagna di promozione nelle playlist, nelle radio, nei blog, con 25 sterline, vi avevo fatto vedere no? e, come attivare diciamo, una campagna, se vi siete persi i video iniziali eh, ve li metto nelle schede di questo video, se lo state guardando da YouTube trovate in alto, la, in alto, dovrebbe essere a destra, la i dove ci sono le schede dei video, vi metto sia il video di eh, appunto il tutorial di, di quando praticamente ho attivato la campagna, poi l'altro video... Mh, una settimana tipo ho fatto vedere che cosa era successo tutte le, le offerte che avevo ricevuto se ve li siete persi andatevelli a vedere oggi vediamo uh, sono passati praticamente 45 giorni come vedete avevo attivato la campagna sulla vita e un'altra cosa il mio singolo dell'aprile del 2020 manca un giorno quindi non, non credo uh, succeda, succederanno cose stravolgenti possiamo vedere i risultati Diciamo che um, il grosso delle, delle offerte arrivano ai diciamo, eh, primi giorni in cui lanci la campagna, poi, piano piano, eh, arrivano sempre meno offerte. Vedete, eh, quello che poi interessava a noi era entrare nelle playlist. Siamo entrati in un bel po' di playlist, io ho speso praticamente quei 20, quelle 25 sterline per attivare la campagna e poi uh, ho pagato altre 39 sterline, qui ci sono i risultati diciamo delle, off, delle offerte che ho accettato e il prezzo che ho pagato, siamo credo sui 75 euro facendo la conversione ma tante cose poi uh, le ho ricevute anche gratis e alla fine per 75 euro vediamo che sono entrato in 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vediamo tra quelli a pagamento se c'erano altre uh, playlist ad: quindi qu 15, 16, 17, 18, 19 playlist. Vediamo le dimensioni di queste playlist. Qui uh, 688 follower, tredicesima posizione. Qui 699 follower, diciassettesima posizione. Questa aveva uh, no, 17 follower, diciamo che sono piccole playlist, eh, non tanto grandi. Alcune vedete minuscole 24 follower. Questa aveva però anche questa ne aveva 1434 follower. Questa 2669 in tredicesima, in tredicesima posizione. Vediamo se sono ancora presente in questa playlist. Apriamo va bene sul browser. Ehm. Uh, perché voglio dire, sono passati 45 giorni perché la campagna dura 45 giorni. Tu entro quei 45 giorni, come ho spiegato nei video precedenti, se ve li siete persi, andateveli a vedere. Entro quei 45 giorni puoi, diciamo, uh, ricevere offerte. Vediamo se ci sono ancora. Vediamo. La vita è un'altra cosa. Di Michele Maraglieno, ditemi se lo vedete. Perché se comunque sono piccole, ma comunque ti lasciano, non dico per sempre però. Per tanto tempo, no, anche qui, dopo un po' mi sa che ti tolgono, anche che vedo un sacco di aggiun aggiunzioni, si può dire, no, un sacco di brani. Ehm. Sì, diciamo che non so queste playlist quanto possono essere ascoltate. Mm. Io in verità vi dico: non è che abbia visto grande movimento sul mio Spotify for artist, perché eh, non so se lo sapete, ma. Diciamo che Spotify for Artist ti, ti segnala solo le playlist da cui eh, provengono almeno 25 ascolti, no? che, eh, il, quelle playlist in cui il tuo brano ha fatto almeno 25 play, se no non te le, non, non te le segnala. Quindi la maggior parte di queste playlist non, non sono state segnalate sul mio Spotify for Artist. Vuol dire che non sono arrivati grandissimi ascolti, ora sono qui a 400, No, no non vedo più il mio brano. Non credo ci sia, qua hanno aggiunto intere discografie. Comunque, le playlist sono uh, di queste dimensioni, Vediamo vediamone altre. Diciamo che vediamo quella 43 follower, questa 802 follower, 533 471 3 un follower 10 follower, 2669 era quella più grande. E praticamente abbiamo ricevuto, ah qua ci sono altre playlist, ragazzi. Quindi, quindi aspetta, rifacciamo il calcolo: 1, 2, no, aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9. Poi queste 9, 10, 11, 12. No, 3, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 23 playlist piccoline. No. Sono stato aggiunto. Poi vabbè, ho ricevuto offerte di articoli sui blog. Di passaggi radio. Uh, diciamo che il sito dovrebbe essere. Uh, si paga in sterline, dovrebbe essere inglese. Uh, comunque straniero, quindi va bene se cantate in inglese ve lo consiglio. Potete avere articoli è un ottimo strumento. Ecco, traiamo le conclusioni. Muso è un ottimo strumento per andare un po' all'estero, finire in playlist estere, articoli in, in siti esteri. Per chi è in Italia e non sa come muoversi, paga queste 25 sterline, riceve le offerte. E via. Per gli italiani è un, po', è un po' limitante. Fatemi sapere se l'avete usato dopo che avete visto i miei video e che cosa ne pensate. Vi aspetto nei commenti. Per il resto noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!